perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. La fraterna intercessione dei beati pastorelli di Fatima e dei tuoi santi, che veneriamo come nostri protettori, ci ottenga, o Padre, il tuo aiuto e ci dia la speranza di condividere l'eredità del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. Ogni sapienza viene dal Signore e con Lui rimane per sempre. La sabbia del mare, le gocce della pioggia e i giorni dei secoli, chi li potrà contare? L'altezza del cielo, la distanza della terra e le profondità dell'abisso, chi le potrà esplorare? Chi ha scrutato la sapienza di Dio, che è prima di ogni cosa? Prima di ogni cosa fu creata la sapienza, e l'intelligenza prudente è da sempre. Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli, e le sue vie sono i comandamenti eterni. La radice della sapienza, a chi fu rivelata? E le sue sottigliezze, chi le conosce? Ciò che insegna la sapienza, a chi fu manifestato? La sua grande esperienza, chi la comprende? Uno solo è il sapiente, e incute timore, seduto sopra il suo trono. Il Signore stesso ha creato la sapienza. L'ha vista e l'ha misurata, l'ha effusa su tutte le sue opere. A ogni mortale l'ha donata con generosità, l'ha elargita a quelli che lo amano. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore regna, si riveste di maestà. Il Signore regna, si riveste di maestà. Il Signore regna, si riveste di maestà, si riveste il Signore, si cinge di forza. Il Signore regna, si riveste di maestà. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il suo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Il Signore regna, si riveste di maestà. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti. La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Il Signore regna, si riveste di maestà. Alleluia. Il Salvatore, nostro Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni scesero dal monte e, arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla
e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli l'interrogò: «Di che cosa discutete con loro?» E dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si rigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Egli allora disse loro: «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?» Ed egli rispose: «Dall'infanzia, anzi, spesso l'ho buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi, tutto è possibile per chi crede». Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo, aiuta la mia incredulità». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro, dicendogli: «Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». Gridando e scuotendolo fortemente uscì, e il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli disse loro: «Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera». Parola del Signore. Questa prima lettura dal libro del Siracide ci parla della sapienza, e penso sia provvidenziale, e la lettura non della pensata appositamente per questa festa della Beata Giacinta, è la lettura quotidiana del giorno, del tempo ordinario. Penso che però ci faccia riflettere alla luce della storia della Beata Giacinta e anche di Francesco e di Lucia, che cosa sia la vera sapienza. Il Siracide ci dice che ogni sapienza viene dal Signore e con Lui rimane per sempre. E ci dice che la prima e vera sapienza della vita è questo legame con Dio, perché viene da Lui e rimane in Lui. Vuol dire che se non la riceviamo da Lui e se non rimaniamo insieme, in comunione con Lui, la sapienza o non ci sarà mai, o se c'è, poi svanisce. Perché la sapienza rimane in Dio, è come se si riflettesse dentro di noi, ma rimane in Lui. Se noi perdiamo il contatto diretto, quotidiano, istante per istante della nostra vita, della nostra giornata con Lui, perdiamo la vera sapienza della vita. La sapienza ha questo doppio significato. Sapienza significa saper vivere, essere capaci di intuire ciò che è giusto e ciò che non è giusto, ciò che è bene e ciò che ci fa del male. Ma sapienza vuol dire anche, in latino si diceva sapere, come noi diciamo italiani, il sapore. Sapienza vuol dire anche avere una vita gustosa, intensa, piena, che colma la misura del cuore, che fa star bene. E questo senza il contatto vivo con Dio non si può. E se ci teniamo in contatto con Lui solo a volte, solo quando stiamo male, solo quando ci rendiamo conto di non farcela più, è poco, la vita è molto di più. E il contatto con Dio, che dà sapore e dà bellezza alla vita, vale la pena viverlo sempre, non soltanto in alcuni momenti, perché la sapienza viene da Lui e rimane con Lui sempre, dice appunto Siracide. E allora mi interrogavo, mi veniva in mente questa domanda mentre ascoltavo questa lettura, e di fronte alla vita della Beata Giacinta e degli altri pastorelli che hanno vissuto
specialmente Giacinta, poco. Non ha vissuto neanche 10 anni. E chi è più sapiente, lei o noi? Noi abbiamo già vissuto più di lei, tutti. E abbiamo già avuto più occasioni ancora di lei di incontrare Dio, di rivolgerci a Dio, di pentirci dei nostri peccati, di ricevere la sua misericordia, di pregare la Madonna. Chi è più sapiente? Noi o lei? Sicuramente lei, eh. Sicuramente lei che è già in paradiso. Allora penso ci debba mettere tanto in discussione. Qual è la sorgente della sapienza? Qual è la sorgente di questo contatto con Dio sempre? Penso che la vita dei pastorelli, in modo speciale di Giacinta, ci insegni che questa sapienza è la piccolezza. Rimanere e cercare e sforzarci sempre nella vita di essere piccoli. Di essere piccoli, poveri, umili, tanto, tanto, tanto a disposizione della voce di Dio. Penso che i pastorelli questo abbiano avuto una disponibilità particolare, si siano messi in cammino con la Madonna e con Dio, hanno accettato anche le sofferenze, le umiliazioni, tante persecuzioni, tanta vita, a volte misteriosamente anche non facile. Eppure, proprio perché piccoli, hanno accettato questo, non hanno fatto tante domande, non si sono ribellati, non si sono inorgogliti, non si sono offesi. Quante volte Madre Elvira ci ripeteva non offenderti e non pretendere. Questa è la radice della sapienza che rende la vita appunto gustosa e luminosa. Ecco, oggi contempliamo la vita di 3 ragazzini che nella loro povertà sono stati sapienti. Hanno ricevuto, come dice sempre Siracide, alla fine dice che Dio l'ha effusa su tutte le sue opere, ogni mortale, ma soprattutto l'ha elargita a quelli che lo amano. La piccolezza del cuore, l'essere umili, ci fa questo dono grandioso di amare più Dio di noi stessi, di amare più Dio della nostra sapienza umana, che tante volte diventa un limite alla sapienza vera della vita. Ecco, beati quelli che sono già un po' più facilitati in questo. Oggi dobbiamo pregare anche tanto per tanti uomini e donne che avendo studiato o avendo fatto tanto nella vita, ed è bello questo, però forse si illudono di essere loro sapienti, e invece non è quella la sapienza, e non è quella la bellezza, la luminosità e il gusto della vita. Ecco, chiediamo soprattutto questo dono alla Beata Giacinta oggi, il dono di una radicalità nella povertà che permetta a Dio di rendere tanto gustosa e luminosa la nostra vita. Io quando vedo l'immagine dei pastorelli, Giacinta mi sembra che abbia avuto, non so, una radicalità particolare. Io non conosco proprio benissimo la loro storia. Forse voi la conoscete meglio di me, di sicuro. A me però tocca questo. Quando vedo la foto, quella piccola bambina, che era la più piccola, tra l'altro mi sembra tanto radicale, tanto già donna. E tanto già quelle donne della fede, quelle donne forti che disposte a tutto, eppure aveva 6-7 anni in quella foto, però vedi nel suo volto, nella sua postura, vedi proprio una determinazione senza se e senza ma. La piccolezza ti rende così, ti rende piccolo e inutile agli occhi del mondo, però poi con Dio ti rende una potenza, non ti ferma nessuno, quella bambina non l'ha fermata nessuna minaccia, nessuna cattiveria degli adulti, nessuna malizia, nessun dolore, è stata forte, tanto forte. Allora mi tocca sempre, perché tante volte noi ci tremano le gambe di fronte a certe cose della vita, abbiamo ancora tanta, tanta, tanta paura. Allora chiediamo, ecco, la Beata Giacinta e anche a Francesco e anche a Lucia, questa intercessione per la sapienza vera della vita. E nel Vangelo Gesù libera da questo demonio, mi tocca perché quando libera questo indemoniato, forse è un epilettico perché schiumava, si dimenava, sono i sintomi un po' dell'epilessia, però Gesù urla a quel demonio di andarsene via e lo chiama demonio muto e sordo, e mi sembra che sia proprio il male di noi che quando al posto di diventare piccoli e sapienti diventiamo orgogliosi di noi stessi, diventiamo muti e sordi, cioè diventiamo incapaci di comunicare con Dio e con i fratelli, e sordi, cioè non ascoltiamo più. La vita non ci può più intercettare, educare, istruire, far crescere, ed è la cosa più brutta della vita.
rimanere fermi. Quando uno non ascolta e non comunica, non parla, è bloccato. Infatti questo ragazzo era bloccato e non poteva più vivere, anzi il male aveva cercato di gettarlo nel fuoco, quasi di ucciderlo. Ecco, penso che sia un demonio che dobbiamo chiedere al Signore di esserne liberati anche noi un pochettino ce l'abbiamo, anche se non siamo epilettici, ma abbiamo un po' questa tentazione del chiuderci, di essere sordi e muti, irraggiungibili da Dio e dai fratelli e incomunicanti con la vita, col nostro cuore tante volte anche, con la nostra coscienza, con la nostra anima e con Dio e con gli altri. Ed è bellissima la figura del padre di quel ragazzo. Perché penso che quando Gesù gli chiede com'è, cos'ha, cosa non ha, penso che lui abbia tanta paura che anche Gesù gli dica non si può fare niente, perché penso che abbia chiesto prima tanto aiuto a tante persone. Purtroppo a quel tempo c'era anche un brutto modo di vedere la malattia come una punizione di Dio. Penso che quel papà tante volte ha sentito dire tuo figlio è malato perché o tu hai peccato o lui ha peccato, quindi è colpa vostra. E alla fine il padre si dispera, aiutaci per favore. E Gesù dice, ma come? Credi o non credi? Lui dice, credo, aiutami nella mia incredulità. E lo urla a gran voce, eh? Lo urla, credo, è disperato. Però ammette anche di dover essere aiutato, aiutami nella mia incredulità. È bellissima questa figura del padre. È un disperato che però continua a cercare qualcosa perché ama quel bambino, ama quel figlio. Penso che sia tanto anche lui un piccolo. Essere piccoli e umili è proprio questo, eh? Non è necessario essere dei visionari, di avere la Madonna, come ha avuto Giacinta. Basta essere delle persone buone che amano. E si fa piccolo, si umilia, urla, continua a chiedere, ammette di avere poca fede, perde tutto, perde la faccia, perde la reputazione, perde l'orgoglio. Pur di riuscire a avere qualcosa, a fare qualcosa per questo figlio che ama. Penso che anche questo papà sia un esempio grande. E allora chiediamo al Signore di darci la forza che ha dato ai pastorelli di essere piccoli, poveri, e a questo papà di umiliarsi per amore, purché il Signore potesse fare questo miracolo, che questa forza abiti anche le nostre vite, ci liberi da questo demonio muto e cieco e sordo che purtroppo a volte abita dal nostro cuore, ci dia la gioia di avere una vita sapiente, luminosa e saporita. Grazie. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire un sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Dio, la nostra offerta e donaci un'esperienza viva del tuo amore.
perché sull'esempio della beata Giacinta e dei pastorelli di Fatima serviamo al tuo amore con cuore puro e generoso per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella loro vita ci offri un esempio, nell'intercessione un aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. Confortati dalla testimonianza dei pastorelli, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. Per questo, uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Immacolata e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, la Beata Giacinta, il Beato Francesco, la Serva di Dio, Suor Lucia, e tutti i santi e le sante che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Dio sa.
Lasciarti mai, Gesù, Re di gloria, mio Signor. Dal tuo amore chi mi separerà? Sulla croce hai dato la vita per me, una corona mi darai quando un giorno ti vedrò. Tutto in te riposa la mia mente e il mio cuore. Trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera. Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, Gesù, Re di gloria, mio Signor. Dal tuo amore chi mi separerà? Sulla croce hai dato la vita per me, una corona di gloria mi darai quando un giorno ti vedrò. Dal tuo amore chi mi separerà? Sulla croce hai dato la vita per me, una corona di gloria mi darai quando un giorno ti vedrò. Preghiamo. Per la comunione a questi santi misteri, salva il tuo popolo, Signore, e confermalo nella sapienza del tuo Vangelo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, della Beata Giacinta e dei Pastorelli, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nella luce e nell'amore del Signore andate in pace. Diamo grazie a Dio e a Maria. Padre della speranza.